convegno di oggi è dedicato al mesotelioma, che è la malattia, il tumore della pleura, prevalentemente della pleura, si trova anche in altri distretti dell'organismo, ma è l'effetto principale dell'esposizione all'amianto. Oggi noi siamo in una fase di controllo, di monitoraggio maggiore di questi effetti. C'è stata un'epoca in cui i sistemi di monitoraggio e di verifica erano meno efficienti, oggi siamo ad un livello maggiore, siamo in grado di seguire questi pazienti rispetto ad una patologia molto difficile, ma il tema più generale è quello della tutela della salute individuale e collettiva rispetto all'inquinamento ambientale. L'amianto è solo uno dei fattori di inquinamento ambientale, voi sapete che oggi tutti gli ascoltatori sanno che oggi il tema dominante sulla stampa e nell'opinione pubblica è quello di Taranto, no? Dell'esposizione alle sostanze di Taranto. Lì noi abbiamo, come governo regionale, cercato di impostare un approccio completamente diverso, non partendo solo dal controllo delle esposizioni, dal controllo quindi delle immissioni nell'ambiente delle sostanze nocive, ma partendo invece dalla valutazione dei danni nelle popolazioni, dei danni sanitari nelle popolazioni. E a partire di là, a partire da quel dato, si procede poi per una riduzione continua e progressiva delle esposizioni. Io credo che qui un'azione forte l'altra parte, era fatta un'azione forte da un punto di vista proprio a livello preventivo. Io mi chiedo perché non vengono deputati anche secondo tanti soggetti, persone che hanno lavorato, ma anche chi è vicino a queste stazioni qua, che va da lì, noi abbiamo l'Apice, Casale Monferrato, sino a Monfalcone, questa realtà, ma poi si estende per tutti i paesi, perché non facciamo fare una parte, una parte non tanto che non ha la sensibilità della parte, ma una parte spinale, una parte annualmente a questi soggetti e anche a chi vive in questo ambiente, poi vicino a questi luoghi che vivono di lavoro. Questo sarebbe già un'iniziativa produttiva, molto forte, al di là delle vere parole, le quali ormai siamo tutti, che siamo abituati ormai a sentire. Io l'altro giorno sono stato a Udine, per la mia competenza in campo senologico, però ho parlato in quei due giorni con i vari colleghi, mi chiedo a loro come mai l'Udine Venezia Giulia destina nel proprio bilancio il 53% della sanità e altri servizi eccellenti. Anzi, mi dico dal mare perché se deve essere più a qualcosa. Perché i servizi sono eccellenti rispetto al nostro 87% che dobbiamo alla sanità, con servizi non credo davvero eccellenti a livello di prevenzione. Guardate, queste cose dobbiamo dircele qui in casa, perché dobbiamo far cambiare questa situazione.